Turris, ci siamo! È iniziato il conto alla rovescia da parte di società e tifosi in attesa della notizia ufficiale del ritorno nel calcio professionistico del club corallino. Un'attesa lunga 20 anni che, dopo l'ufficialità che la Serie D avrebbe avuto le promozioni programmate, sta per terminare. Lo scorso 22 maggio il Consiglio federale aveva decretato la fine dei campionati dilettantistici a tutti i livelli, ponendo di fatto tutte le squadre che in quel momento erano al primo posto in classifica nella condizione di vedersi attribuite la vittoria del campionato. La Turris, quindi, dopo aver comandato il proprio girone praticamente per tutta la stagione, è a un passo dal ritorno definitivo in Serie C. La città tutta attende l'ufficialità che arriverà nel prossimo Consiglio federale, in programma il 3 giugno. Nel frattempo, strade e piazze si stanno colorando di bianco-rosso, con striscioni e bandiere che addobbano a festa una città pronta a tornare a gioire e lasciarsi alle spalle tutti i momenti bui, sportivi e non.